Alla fine di questo video saranno morti 6 bambini per colpa dei cambiamenti climatici. Autismo, problemi al cuore e alla memoria, disturbi dell'attenzione e cancro, ma anche siccità, fame e depressione. I cambiamenti climatici stanno danneggiando la salute dei nostri bambini e noi non stiamo facendo nulla per impedirlo. Il futuro delle prossime generazioni è a rischio ed è tutta colpa nostra. Vediamo insieme come l'inquinamento che causa i cambiamenti climatici sta danneggiando la salute dei bambini. I cambiamenti climatici, provocati dall'inquinamento di cui siamo responsabili, hanno conseguenze devastanti non solo sugli animali e le piante che vivono su questa terra, ma anche sulla nostra salute, in particolare su quella dei bambini. Le continue emissioni di CO2 nell'aria hanno infatti un impatto preoccupante sullo sviluppo dei feti e dei bambini nati in questi anni. Ma perché i cambiamenti climatici sono legati all'inquinamento? In pratica la nostra terra, per mantenere un equilibrio termico, ha bisogno di gas serra, che mitigano le temperature trattenendo parte dell'energia che proviene dal sole, ed è quel fenomeno che conosciamo come effetto serra. Ad oggi però noi esseri umani produciamo eccessive quantità di gas serra, come le emissioni di CO2 provocate dai combustibili fossili o dalla deforestazione o dagli allevamenti intensivi, che trattengono dunque una quantità maggiore di calore con conseguente aumento delle temperature. Il riscaldamento globale che ne consegue è quindi causa dei cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti. Ricapitolando, troppo inquinamento, aumento delle temperature e cambiamenti climatici. Tutti morti dei cambiamenti climatici. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha dubbi, entro il 2030 ogni anno moriranno 250.000 persone in più a causa dei cambiamenti climatici. Ad ucciderci saranno malaria, diarrea, caldo eccessivo, malnutrizione, cancro, inondazione e colera. Sono invece milioni di morti provocati ogni anno dall'inquinamento dell'aria. Ma quanti bambini uccide l'inquinamento? Un bambino su 4, sotto i 5 anni di età, vive in ambienti contaminati che provocano circa 1,7 milioni di vittime ogni anno. Ogni giorno il 93% dei bambini sotto i 15 anni che vivono su questa terra respira aria inquinata, che è velenosa per la salute e incrementa seriamente il rischio di ritardi nello sviluppo del cervello, con conseguenti problemi cognitivi, danni neurologici e difficoltà motorie. I bambini, insomma, sono malati per colpa dell'inquinamento. Deformazione al cuore. Tra il 2025 e il 2050 aumenteranno i casi di bambini nati con deformazioni cardiache congenite provocate dall'inquinamento. Il calore, secondo alcuni ricercatori, potrebbe alterare addirittura lo sviluppo del feto, portando alla morte delle cellule fetali o influenzando alcune proteine termosensibili. Gli scienziati consigliano alle donne incinte e a quelle che vogliono iniziare una gravidanza di fare molta attenzione al caldo estremo, in particolare tra le 3 e le 8 settimane dopo il concepimento, in quello che è chiamato il periodo critico della gravidanza. Disabilità cognitive. I bimbi con disabilità cognitive vivono con più probabilità in luoghi in cui l'aria è inquinata. Particolato diesel, biossido di azoto, monossido di carbonio, anidride solforosa. Autismo. L'inquinamento incrementa del 78% il rischio di sviluppare il disturbo dello spettro autistico. I cervelli in via di sviluppo dei bambini sono vulnerabili alle sostanze tossiche che rilasciamo nell'aria, che influenzano le funzioni cerebrali e del sistema immunitario. Cancro. Per i giovani che vivono in zone inquinate, aumenta il rischio di sviluppare sarcomi dei tessuti molli, linfomi non Hodgkin, leucemie mieloidi, tumore ai testicoli, con un generale incremento del 9% di possibilità di morire di cancro. Memoria e attenzione. Gli agenti inquinanti dello smog hanno un effetto negativo sul cervello dei bambini in fase di sviluppo, rallentano la memoria e riducono la capacità di attenzione. Asma. L'inquinamento non solo provoca attacchi d'asma in soggetti sofferenti, aumentandone frequenza ed intensità, ma ne potrebbe essere anche la causa prima. Il 14% dei casi di asma infantile cronica è attribuibile all'inquinamento da traffico urbano. Diabete di tipo 2. L'esposizione dei bambini all'inquinamento da traffico è associata ad un aumento del rischio di sviluppare forme di resistenza all'insulina, senza la quale si sviluppa il diabete di tipo 2. E i danni dei cambiamenti climatici non finiscono qui. Entro i prossimi 30-80 anni, l'inquinamento abbatterà la qualità dei raccolti, riducendo sensibilmente le concentrazioni di nutrienti in essi contenuti. Ad essere colpiti saranno il grano, il riso e le altre risorse fondamentali per il sostentamento umano. Insomma, i nostri bambini non avranno cibo di qualità necessario per mantenersi in salute.
I bambini di oggi, domani, dovranno affrontare siccità, inondazioni, eventi climatici estremi, incendi e precipitazioni estreme che metteranno a dura prova la loro esistenza. E non è tutto. Aumenterà anche il numero di insetti portatori di malattie, come zanzare e zecche, responsabili della trasmissione di malaria, dengue e altre forme di encefaliti. In un mondo in cui le risorse scarseggeranno e le malattie aumenteranno, il benessere dei bambini di oggi e gli adulti del domani sarà compromesso e si troveranno a fronteggiare anche un incremento della violenza e della depressione. Adesso tutti questi problemi ci sembrano lontani, ma è adesso e solo adesso che noi possiamo intervenire schierandoci contro i cambiamenti climatici e chiedendo ai governi di intervenire per ridurre l'inquinamento, in modo che questo lungo elenco di problemi non si trasformi in realtà. Il futuro è oggi.